Buongiorno a tutti! Ecco, finalmente è arrivato il momento perché siamo a dicembre. No, scherzavo. Non siamo a dicembre, ma il momento è arrivato lo stesso. Apriamo un calendario. È arrivato, ho comprato il primo calendario dell'avvento da aprire e io non vedo l'ora perché sapete, quando arriva la fine di settembre, quando ormai il tempo cambia, ormai devi contare i giorni a Natale. Perché poi dopo lì ci sarà di nuovo la svolta verso l'estate, perché io non resisto d'inverno. Quindi cominciamo con questo. E che calendario? Sephora, quello è con i prodotti rivenduti da Sephora, quindi non ha dentro i prodotti Sephora Collection, o meglio, non sono tutti, alcuni sì, magari, ma quindi di un valore decisamente superiore rispetto ad altri, perché Sephora ne ha ben proposti 4 quest'anno. Questa versione è bellissima, con i prodotti appunto rivenduti da lei, grandi marchi. Poi ne ha proposto un altro, più o meno sempre così, una scatolona, con prodotti Sephora Collection. Un altro, un po' più piccolo, in versione libro, sempre con prodotti Sephora Collection. E un quarto, che in realtà è il post Natale, fino quindi l'avvento per il Capodanno, è anche quello con prodotti Sephora. Quindi non aspettiamo oltre, ma come vedete qui nell'inquadratura che mi è rimasta dentro, in quest'ordine che ho fatto, tra l'altro fatto pochissimi giorni fa, è arrivato in penso 1 o 2 giorni, non di più, c'era una super offerta che è ancora attiva, quindi se vi sbrigate lo potete trovare, che inserendo un codice che nell'app lo trovate subito, potrete ricevere questa sacchettina contenente ben 9 mini taglie e una taglia full di prodotti, direi completamente skin care, ma anche, se non ricordo male, anche hair care, eccetera. E così da provare sicuramente una vasta gamma di prodotti. Allora, anche questa ve la faccio vedere velocissimo perché il calendario ci aspetta. Allora, cosa c'era? Vabbè, ovviamente, oltre a questa non c'entrano con la box, sono tre mini taglie di profumo, sono sempre comodi perché io me le metto in borsetta oppure per le trasferte brevi, i viaggi brevi, quando voglio portarmi il profumo ma non le boccette grandi o di vetro, eccetera, mi porto sempre questi mini e così posso anche portarmene qualcuno in più per cambiare un po' fragranza. E qui c'è Omnia Crystalline, donna, sì, di Armani, donna, e questo invece Burberry Indigo di uomo. Andiamo invece al contenuto della box. Nel contenuto della box, allora partiamo subito con questa che credo sia la full size tra quello che ho visto. Questa qua, che cos'è? Brightening Skin, quindi direi che potrebbe essere direi una maschera, una crema, così per pelle luminosa. Sì, ok, è chiusa, non l'apro sotto. Direi di sì, poi non conosco assolutamente The Inkey List, il brand, non ho idea, no, quindi non so, non ho ancora guardato, non so bene il prezzo. Poi andiamo avanti con invece, queste volte sono le mini taglie, questo Isle of Paradise, Tanning Drops for Face and Body. Allora, io non le ho mai capite queste gocce, dicono Tanning Drops, cioè cosa dovrebbero fare? Allora, qua dice che usando 3 gocce ti dà luminosità, 6 bacetta dal sole, 9 dorata, 12 bronze. Allora, vabbè, credo che, non lo so se uno riesce a fare con questo una prova evidente, efficiente, insomma, di quale può essere il risultato. Aggiungi 1 o 12 gocce al minimo 2 ml della tua, così crema preferita, e miscela insieme prima dell'applicazione, lavati le mani subito dopo e succederà il miracolo. Non lo so, vabbè, non li ho mai usati, ci proverò forse. Non ora perché non so. Sì, no, in effetti potrebbe essere proprio il momento per mantenere comunque, adesso che l'estate va scemando, comunque mantenere il colore per un po' è sempre. Boh, ditemi voi se è così, non lo so. Poi questo è bianco, no, quindi devo aprire per vedere cosa c'è. Questo è sempre un siero Peach Out Acne Serum, quindi credo che sia appunto un siero che è utile per chi ha problemi magari di acne, o comunque pelle magari grassa con
come si dice? Brufoli. E poi andiamo avanti, quest'altro è un altro siero, questo è il retinolo. Troviamo la lingua italiana o qualcosa che è comprensibile qua dietro. Niente, scherzavo, non c'è niente scritto, niente di grande, di interessante, perlomeno non qua, non qua, non qua, non c'è niente. Ok, scoprirò. Andiamo avanti con questa. Questa Living Proof è una crema, dice... Ah, ecco, è una maschera per capelli questa. Ok, una maschera per capelli. E questo tu cosa ci fai qua? Niente, era uscito da qua. Lo perderò prima o poi. Vabbè, lo devo incollare. Andiamo avanti, ce ne sono ancora. Abbiamo questa, che cos'è? Summer Fridays. Jet Lag Mask. Boh, credo sia una maschera. Cioè, nel senso, è una maschera. Bene bene per cosa non saprei, perché non, probabilmente per limitare gli effetti del jet lag, non lo so, cioè boh, per pelle stanca, non lo so, interpretiamo. Andiamo avanti, questo forse ce l'ho già, è il tonico illuminante, vitamina C tonic di Pixi. Poi andiamo avanti. Chi sei tu? Che carina questa cremina. Sì, Brazilian Boom Boom Cream. E questa è una crema corpo con estratto di guaranà. Oh. Ah, però si sente buona. Era chiusa, ma si sente. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Questo di Mario Badescu. Skincare, cosa sei tu? Spray per la faccia con aloe e acqua di cocco, credo sia sempre tipo per idratare, qualcosa del genere. Sì, idratazione, effetti stress e quant'altro. E l'ultimo, fat water, acqua grassa, comunque sempre un siero, un toner. Toner serum di Fenty questa volta, Fenty Skin. Andiamo a vedere. Sì, anche questo tra l'altro credo di averlo già. Non l'ho ancora usato. Però cioè, vorrei provare alcune cose. Però io che ne so, tipo una giornata dico ok, adesso faccio tutta la mia skincare giusta. Questo, quest'altro, quest'altro. E poi ok, ciao, devo lavorare, faccio, vado a dormire. Ciao, ora è ora di andare, vado a lavorare e via. Ci metto 2 giorni e poi mi stufo. Devo impegnarmi di più. Va bene, questa era la box, questo era il contenuto. Sono comunque dei prodotti carini, anche abbastanza grandi, sono delle taglie sì, ma non così piccole, che quindi possono essere utili. E adesso direi che è arrivato il momento, cioè è arrivato il momento del calendario. Allora, eccoti qua, calendario. Allora, non guardo dietro perché dietro c'è tutto lo spoiler, quindi non guardate dietro se non volete lo spoiler. Sfigliamo il calendario dalla sua prima chiusura, cioè, vabbè, questa cosa qua, ok? Sfilo, lo giro di qua. E adesso questo calendario è così composto, è in realtà una scatola, ok? Bellissima blu, è un bellissimo blu, spero che non si rovesci niente. Coperchio, scatoline interne. Numerate, ci sono 2 strati ovviamente. E niente, direi che è ora di aprire. Non mi metto con il calendario così, perché prima o poi sicuramente cadrà e non riuscirò a fare nulla. Adesso l'avete visto, è bellissimo. E le apriamo una alla volta, neanche troppo cincischiando, perché sono 24. E vediamo che prodotti ci riserva un calendario di questo tipo. Innanzitutto devo tirare fuori la prima. Ok, guardate la scatola già bella grande, sono tutte così blu, non, mi sembra che siano tutte uguali con scritta oro, sono bellissime, sarebbero anche riutilizzabili come scatole. E partiamo subito con la prima. Allora, la prima mi riserva un altro, credo sia esattamente uguale, sempre Mario Badescu, questo spray idratante, aloe e acqua di cocco. Direi che ne sono pure 2, perché... e quindi... Questa è la prima. Allora, devo tirarli fuori però, perché sennò... non ci stanno dentro, quindi farò così. Cioè, se no non riesco a aprire poi quelli successivi, allora la 1 la metto qui.
Ora ce l'ha due, sempre grande uguale ma molto più leggera. Vediamo che cosa c'è. C'è una matita. È grande perché dentro c'è Huda Beauty. È un eyeliner, lifeliner Quick Easy Very Vanta, quindi credo sia... Oh, wow, guardate che punta! Punta sottilissima, bellissimo, preciso, bello. Ah, ma tra l'altro, aspetta, guardandola bene, credo, cioè, non è di... è in setole sempre, però è fatto così, molto, molto fine. Fantastico questo eyeliner. Andiamo avanti, numero 3. Pesante, piccola ma pesante. E abbiamo un Augustine Butter. Come si dice? Olio per il viso. Sì. Come si fa? Ah, oh, così. Sì, ma come si fa? Cioè, io... Cosa succede? Cioè... Non lo so, non so come si usa questo, cioè forse non si deve uscire, però come... Accetto consigli, vabbè, e mi informerò come si apre, forse così. Ah, ok, si svita, era solo un po' duro e non avevo paura di tirare. Si svita, questo è l'olio, ok, questo... è semplicemente lo stantuffo per schiaccio e prelievo. Ok, allora visto che adesso l'ho aperto, voglio sentirne la consistenza. Molto olioso, anche il colore sembra proprio olio d'oliva. Profumo, sapete che mi piacciono usare, profumo standard, in realtà qua c'è un profumo assurdo, qualcosa dentro che profuma tantissimo c'è, ma non so da dove arrivi, non è questo, è molto più neutro questo, e quindi è proprio un bell'olio potente. Andiamo avanti, numero 4, questo è grande, quadrati, semi quadrata, e pesante, no, non è neanche questo che profuma così. Cioè, profumo, ma non è quel profumo che sento. Vabbè, cosa abbiamo? Un gel doccia solido. Guardate che carino. È proprio molto versione artigianale, sembra, no? Guardate che bello. Con anche un po' di questi inserti, chiamiamoli così. Che possono fare anche un po' un effetto scrub, non lo so, forse, sono molto piccoli e molto sottili, però molto buono. Questo è un gel doccia solido, da provare, molto utile sicuramente, perché ormai la tendenza è quella di avere sempre meno plastica in giro, per cui sicuramente è un prodotto da provare. Numero 5 non è grandissima, non c'è neanche dentro niente, forse, no, vediamo, magari c'è solo qualcosa di incastrato. Ok, cosa abbiamo? Ah, ok, questo è un prodotto un po' più, diciamo, rispetto agli altri, che sono dei grandi nomi, o comunque questo è il loro lip rossetto, non mi viene, liquido, se no transfer, un buon colore, tra l'altro un buon colore rosato, quindi utilizzabile da tutti in qualsiasi anche occasione, e quindi comunque un'ottima casella. Andiamo avanti, numero 6, questa qua ritorna ad essere quadrata grandina, non è pesantissima, andiamo a vedere cosa c'è. Chi sei tu? Pillow Talk Push Up Lashes, quindi ok, questo è un mascara di Charlotte Tilbury, è il primo prodotto di Charlotte che ho. Pillow Talk in realtà è un nome famoso anche per dei rossetti, e questo è però il loro mascara, in versione credo questa è mini taglia, però guardate che bello scovolino, vedete lo scovolino sulla mia fronte? Ok, guardato così è piatto,
semipiatto, così invece ci sono tutte le setole. È silicone, però io adesso li ho valutati i siliconi. Alcuni, forse quelli davvero validi, sono buoni. Andiamo avanti, 7, 7 verticale, un po' come la 1 e la 2, abbastanza consistente. Vediamo chi abbiamo, il numero 7. Abbiamo un moro, ma aspetta, Moroccan Oil, ok, ed è uno shampoo in questo caso, è uno shampoo. Che bontà, che profumo, buonissimo, mi piace. Shampoo approvato. Numero 8, grande ma leggera, vediamo. Però dai, anche se sono leggere, secondo me non sempre si nascondono delle cose preziose nelle scatoline piccole e non pesanti. E cosa abbiamo? Abbiamo infatti un prodotto di Too Faced ed è un Lip Injection Maximum Plump Extra Strength. Ok, è un plumper. Carino però anche, credo che fa un bel effetto, penso, gloss. Anzi, questo lo proviamo, vediamo se durante questo video succede qualcosa, cioè se è davvero plumpante. Ok, adesso vi dico, nel frattempo che parlo, vi dico cosa succede. Magari vedete anche da voi. Prima, appena applicato, vediamo dalla fine del video. Andiamo avanti. Numero 9. Numero 9 più piccolina. Ok, chi abbiamo? Dove sei? Oh, nascosto in mezzo tutto. È sempre contenuto all'interno questi fogli, come si dice, ritagli di carta per, come si dice, limitare i movimenti e quindi che si rovinino i prodotti all'interno. Rimetto dentro tutto. Ok, sparpagliato in giro. E abbiamo trovato questo che è di Tarte ed è un, come si chiama? Un blush in crema. Si chiama Peach Sunset il colore. Ok, guardate, carino. Ha lo specchietto, il blush e direi anche una discreta quantità. Andiamo avanti, dopo il 9 abbiamo ovviamente il 10, grande questa volta. Chi c'è? Chi c'è? Questo di Dermalogica. Dermalogica, se ho detto giusto. Che cos'è? Daily Microfoliant, quindi raggiungi luminosità, morbidezza della pelle ogni giorno con questo polvere sfogliante. Quindi questa è una polvere sfogliante, nel senso che qua dentro, fammi vedere, sì, qua dentro c'è una polvere. Cosa bisogna fare? Non lo so. Dove è scritto? C'è scritto? Allora, mettiti dentro le mani bagnate la polvere e crea una pasta. Massaggiala sulla faccia pulita, risciacqua e boh, basta. Da provare, mai provato un prodotto di questo tipo? Da provare. Andiamo avanti. Nel frattempo vi dico che comincia a pizzicare il plumper. Numero 11, più piccola. Ok. E abbiamo Rare Beauty. E cosa? Rare Beauty Black, quindi credo di nuovo mascara. Un altro mascara, sempre in Italia, come potete vedere. No, i mascara vi consiglio, non hanno usateli mai, non, sono molto, boh, non hanno un gran profumo. Questo, allora, se non vedo male, cioè, mi sembra di vedere, sono setole, ok, in setole. Non è, anche se mi sembravano molto grosse per essere setole, quindi sembravano tipo setole in silicone, ma in realtà credo sia in setole, lo scopettino, lo scovolino. Anche questo è un prodotto, c'è cioè una marca che non ho mai provato di Rare Beauty, quindi proverò il loro mascara. Numero 12, l'ultima del primo strato.
Ok. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo più qui? Christophe Robin, qualcosa del genere. È una maschera rigenerante. Maschera rigenerante, tenetela buona così. Ma aspetta, però devo capire, ma perché cos'è questa maschera? Perché adesso qua mi dice, dopo the regenerating shampoo, apply from roots to tips, leave for 5 minuti, rinse. Ok, follow with the regenerating serum to protect. So, è una maschera per capelli, io pensavo fosse una maschera viso. Anche se l'odore è proprio di una crema, ha proprio l'odore di crema. Leggerò bene, però mi sembra proprio dalla radice alle punte, quindi capelli sono, non vedo altre cose, quindi una maschera per capelli, altro prodotto per capelli, interessante. Andiamo avanti, passiamo allo strato sotto, che non vi faccio vedere perché è uguale a quello sopra, ma adesso sarà problematico tirare fuori la prima, ma ce la posso fare. Ed è la numero 13, eccola qui, di nuovo lunga. E che abbiamo dentro? Un qualcosa avvolto in tutti questi pirulini neri, che adesso devo togliere. Ok, ed è The Ordinary. Ed è però, che cosa sei tu? Caffeine Solution, 5% più EGCG. Apply a small amount on the eye. Ok, contorno occhi. Ok, è per il contorno occhi. Fatemi vedere la consistenza, sentire la consistenza. Ok, è abbastanza oglioso. Sembrava molto più gelloso. Però invece no, è abbastanza oglioso. Comunque è per il contorno occhi. Dice da applicare una piccola quantità mattina e sera. Anche questo so che è una marca abbastanza nota per... Allora, non ha dei gran pack appariscenti, però è molto indicata per, insomma, e apprezzata come sieri, eccetera. Allora, numero 14, altra lunga, che abbiamo, vedere? Questa abbiamo Make Up Forever. E che cosa ci dà di Make Up Forever? Hydra Booster Step 1 Primer. Base idratante perfezionatrice. Ok, questa è una base per il primer, quindi base trucco. Direi, credo, viso, dato la quantità. Andiamo avanti, numero 15. Ok, numero 15, eccola qui, più piccolina. E abbiamo... Vedo un qualcosa di Milk, anche questa è una marca che non ho mai provato, e questo credo sia, secondo me, lip più cheek, quindi secondo me può essere usato sia sulle labbra, credo che sia epiteraseo, ok, sì, boh. Ok, può essere usato sia sulle labbra sia come blush. Dove che non c'è? Ok, un bel rosato. Interessante. Allora, quasi quasi può essere che lo usi più sulle labbra che non come blush, perché io faccio un po' più fatica, cioè nel senso non mi trovo tantissimo, non li ho usati neanche tantissimo, i blush in crema. Quindi... Però è sicuramente una marca valida e quindi anche da provare questa soluzione come il blush. Numero 16, sono incastratissimi stavolta prodotti qua dentro, in mezzo a sti robinieri. Questo, oddio, è un'altra boccettina sierosa. Che cos'è questa roba? Carbon Star. Detoxifying Overnight, è sempre un olio per il viso, notte, si legge un tubo più piccolo, poteva scriverlo,
Allora dice usare durante tutta la notte, agitare prima, massaggiare 2 o 3 gocce dentro, ok, sulla pelle finché non si assorbe. Contiene nut oil, credo ci sia scritto, ma è veramente scritto piccolo e anche un po' in grassetto che non si capisce niente. Ok, niente, questo è... mi preoccupa un po' il colore, nel senso, è nero. Cosa succede se lo metto? Allora, il colore è nero e le gocce sono nere, però io adesso devo massaggiare, 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 verrà assorbito con odori niente di particolare. E cos'è che fa? Cosa mi prova? Ah, ok, detoxifying, ok, dovrebbe detossinare durante la notte. Poi immagino che il mattino dopo sia da risciacquare, perché è abbastanza oleoso. Andiamo avanti, numero 17. 17. Non mi brucia più tantissimo. 17 Olaplex, un altro gran marchio per i capelli, molto famoso. Questo direi che è... Ok, questo Air Perfector ripara e fortifica tutti i tipi di capelli. È da usare prima dello shampoo, non è un balsamo. Dice usatelo una volta a settimana per quelli particolarmente danneggiati 2 o 3 volte a settimana. Applicare sui capelli umidi ma tamponati con la salvietta, applicare una generosa quantità finché vabbè, i capelli sono abbastanza saturati, lasciare per 10 minuti circa minimo o più lungo se si desidera, risciacquarli. Per un migliore risultato ovviamente ti consiglio di usare lo shampoo Olaplex numero 4 e il conditioner Olaplex numero 5. Quindi questo è un pre-shampoo. Proverò anche questa soluzione, visto i miei bei capelli che devono stare sempre raccolti data la loro qualità. Andiamo avanti, numero 18. Questa sembra compatta. Numero 18, cosa abbiamo dentro? Ah, sì, abbiamo dentro 2 cose. Aspetta, vieni fuori. Abbiamo dentro 3 cose dentro la numero 18. Sono... dei patch di Patchology, credo siano entrambi dei patch occhi, Restoring Night Eye Gels e Rejuvenating Eye Gels, quindi uno per ingiovanente, uno ristoratore per la notte. Un paio di... ok, ci sono dentro un paio di patch occhi. E questo che cosa sei tu? Innisfree, ok, è una maschera all'argilla per ridurre i pori. Eccola qua la maschera all'argilla. Sono strane queste maschere. Che consistenza da cremina yogurtosa. Beh, questa dovrei adesso risciacquarmi la cosa, però interessante, in questa super casella abbiamo ben 2, direi 2, però in realtà sono 3, 3 prodotti, 2 tipologie per 3 prodotti. Molto molto bene, direi. Mi piacciono gli occhi, tra l'altro non li ho mai li usati, no, non li ho mai usati forse, però ne ho qualcuno da provare, devo provarli. È rilassante avere qui così sotto gli occhi, anche solo a vedere. Numero 19. Questo è grande, che cosa sei tu? Ok, è un prodotto Sephora questo, credo sia in full, vabbè è un 30 ml, si apre da sotto, adesso si frega, ed è un siero ultra glow, quindi per luminosità, credo con vitamina C ed E. Vediamo come è fatto. Wow, guarda che grosso. Sì, ho un sacco di sieri, quindi cioè è molto molto pieno di boccettine tipo siero. Devo notare, ok? Che può essere anche un bene, nel senso che io non li ho mai
non li ho mai usati. Oh, questo è buono invece il profumo. Questo qui come si usa? Se vede niente. Tutte le mattine sulla pelle. Sulla pelle. Anche collo. Pelle e collo. Pelle. Viso e collo. Ok, andiamo alla numero 19. La numero 19, no, era la 19, ora andiamo alla 20. Un'altra cosa grande. Che cos'è? Chi lo sa? Adesso lo scopriamo. Ren Clean Skincare è, credo, il marchio. Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask. Allora, sembrerebbe una maschera ultra riconfortante. Come si utilizza? Utilizzare 3 volte alla settimana quando la pelle urge di questa maschera. Sto leggendo in spagnolo, ma perché non... O cosa... No, credo portoghese sembra, però vabbè. Utilizzare 3 volte alla settimana. Adesso ho trovato l'italiano, che magari dico cose un pelino più sensate. Utilizzare 3 volte a settimana oppure ogni volta che la vostra pelle ha bisogno di un sollievo immediato. Applicare una quantità generosa sulla pelle pulita, evitando il contorno occhi. Lasciare agire per 10 o 15 minuti. Rimuovere delicatamente ogni eccesso con un tessuto umido e fresco, con un discato di cotone, proseguire con la consueta cura della pelle. Quindi, tu precisamente cosa vuoi fare? Cosa mi prometti? Tra l'altro voglio capire... È proprio una, sembra una mousse. E tra l'altro, guardate l'erogatore, sembra tipo... Dovrebbe, secondo me, essere una sorta di mousse. Non lo provo adesso solo per non rovinare, cioè perché magari ora che lo utilizzerò ci passa un attimo di tempo, però vedo da qua il contenuto e sembra interessante. Anche questa è una mascherina da provare così. Avessi il tempo però, capito? 10-15 minuti per me dove non posso fare tante cose. È un danno, è proprio un casino. Devo trovare il tempo di fare ciò. Allora, dai che siamo alle ultime 4. O adesso prendiamo la 21. 21 è piccolina. Ma che cosa ci riserverà, visto che ormai siamo così vicini a Natale? Ci riserverà qualcosa che sembra un... questo è di Benefit. E cosa sei tu? The Real Magnet. E tu cosa sei secondo te? Ma allora, Benefit è famoso per le sopracciglia. E invece no, perché così a occhio e croce direi che non mi faccio le sopracciglia con questo. È un mascara anche lui. È un mascara. E tra l'altro non so se è vero. Cioè, secondo me è un ferro di cavallo? Cioè, vuole rappresentare un ferro di cavallo, vero? Boh. Penso di sì. Caduto. Ok, abbiamo un bel po' di mascara. Ho un sacco di mascara in Italia e devo usarli. Il problema è che io... Guardate, vedete quanto mi trucco? Ormai, anche lì, pigra come non mai. Io mi lavo la faccia e esco di casa, finish. Perché non lo faccio? Devo imparare. 22, dai che siamo in fondo. Questa addirittura è stata avvolta anche in un pluriball. Ecco, forse era lei. Madonna, quanto profuma! Perché questa è... una candela, bello, e una candela di Rituals, si chiama Ritual of Sakura, infatti rosina, molto bella. Mancano solo due giorni e ci sta, il 22 mi preparo una bella candela così posso accenderla per creare l'atmosfera vigilia. Allora l'odore sa molto di pulito, nel senso che mi ricorda comunque una profumazione da detersivo della lavatrice, dei panni, quindi sa molto di pulito. Bisogna vedere quando si accende come l'effetto poi sull'ambiente. Numero 23. C'è una scatolina all'interno ancora, ok, numero 23. Ok, credo sia una mini size, ma una miniatura, scusate, ho sbagliato, mini size, una miniatura del profumo relativamente nuovo di Pac Rabanne Fame. Guardate che carino, questo robottino fashion con gli occhiali. Più o meno sì, credo che rispecchi il pack dell'originale, cioè del grande. Come al solito sono difficile da aprire, madonna. Ecco, ok, vorrei sentire il profumo. Insomma,
Allora, fatemi, devo nasarlo sulla pelle, secondo. Sei sceso? Amico? Ok, mi... Dove vai? Dove vai? Chiudi, 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 chiudi. Sta scendendo su tutta la manica. Ok, facciamo un po' così. Allora, non è una fragranza nuova, cioè nel senso dire, ok, mai sentito questo accostamento di profumi? Mi ricorda già qualcosa, non mi ricordo per cosa. mi piace, sì. Sì, dai, adesso che è un po'... Allora, è abbastanza persistente secondo me, cioè secondo me è un buon profumo perché... No. E là, nero. Si era ovviamente inceppato il telefono perché era pieno. Manca solo una casella, dai, non puoi, devi desistere. Allora, vi stavo dicendo che il profumo mi piace, una fragranza secondo me abbastanza persistente, forte, non è di quelle super fresche floreali, quindi va bene adesso in questa stagione qua. Sentore, sentore di, vediamo cosa, quali possono essere le note di testa? Sandalo? No, non scherzavo, non lo so. Vabbè, tenete conto che comunque è intenso. Intenso non è di quelli che senti freschezza, ma senti una fragranza bella decisa sulla pelle. Quindi comunque approvato, nel senso che non trovo... Per quanto mi riguarda, non trovo nessuna profumazione di quelle note che invece le sento e non mi piacciono. Quindi questo comunque è buono, buono, buono. E quindi siamo arrivati alla numero 24. Dai che ci siamo, siamo alla vigilia e quindi apriamo la numero 24. La numero 24 consta in... Attenzione, attenzione, qualcosa di impacchettato super bene, nel senso che c'è un'altra scatolina... Credo sia una palette, si chiama Baby Retro Palette. E andiamo a scoprire di chi si tratta. È una paletta? Una palette di Natasha Denona. Niente proprio di meno che, come si suol dire. E apriamola anche e vediamoci dentro, insomma, questa palettina. Eccoti qua. Sono molto tenere e carine queste mini di Natasha Denona. E direi che tra l'altro apriamo anche così. Direi che tra l'altro i colori sono anche molto utilizzabili, ok? Nel senso che secondo me usando solo gli esterni, che sono i due matte, ti puoi fare tranquillamente un look giorno molto comunque easy, e aggiungendo invece anche l'interno impreziosisci per la sera. Come siamo messi? Molto molto bello. Vediamo qua, adesso c'è un po' di olio credo qua sulle mani. Molto luminosa. Questa, vediamo qual è l'intensità dell'altro, ok, ma ripeto, non mi ricordo più, ma qua c'era dell'olio una volta, comunque secondo me, guardate così, facciamo così, eccoli qua, i tre colori, sono qua, secondo me funzionano molto bene questi due insieme, uno come base, uno come sfumatura scura e poi questo per illuminare. Quindi carina. E poi tra l'altro in un formato perfetto, tipo da mettere portare in viaggio, così ti porti una sola palette, i colori sono abbastanza neutri e hai tutto quello che ti serve dalla mattina alla sera. Poi metti insieme un mascara di quelle delle mini taglie, di quel mascara mini taglie che abbiamo trovato nel calendario, forse manca una matita interno occhi, c'è l'eyeliner, abbiamo fatto tutto. Rossetto ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Oh, sei perfetto. Make up pronto. E così concludiamo il calendario. Diamo un voto. Allora, diamo un voto al calendario in sé. Graficamente mi piace un sacco, nel senso che non c'è nulla. Non c'è nulla nel senso intendo particolari disegni, eccetera. È blu, semplicemente è blu. Ed è bello perché è blu. Cioè, secondo me, guardate, dentro
tinta unita, bellissimo blu, colori scritte in oro. L'unica cosa che si aggiunge di grafica è poi questa tempestata di neve e il fiocco laterale perché a simboleggiare la chiusura della scatola e stop. E direi che è top, e va bene, cioè va benissimo, proprio perché è molto bello. Tra l'altro poi uno volendo, quando se lo apre, tolte le scatoline, che tra l'altro può anche riutilizzare in qualche altro modo, ma tolte le scatoline hai una fantastica scatola molto capiente, ad esempio per contenere o non so, dei trucchi, piuttosto che invece penso anche biancheria, piuttosto che insomma non so, sciarpe, qualcosa di questo tipo. E quindi per questo molto bello. Contenuto, allora sulla qualità del contenuto non riesco a valutarla tutta, nel senso che non conoscevo tantissime marche ed è per questo anche che io l'ho comprato, proprio per provare alcuni marchi che rivende Sephora, anche marchi rinomati, e perché non li conosco, altri invece li conosco e comunque ho fatto piacere a trovarli. Mi sembra che il contenuto sia abbastanza bilanciato, c'è una buona parte di make up, in realtà è un po' sbilanciato verso i mascara, perché ho trovato, a parte la palette di Natasha, poi c'era l'eyeliner e poi c'erano tipo tre mini mascara, c'era il lip questo, che non lo so, diciamo che come gloss funziona, come lip, come si chiama, come plumper, ha pizzicato un po' l'inizio ma poi basta, e il rossetto di Sephora, cioè il rossetto liquido di Sephora. Forse si poteva magari variare ancora qualcosina, ma poi c'era ovviamente una vasta gamma di prodotti skincare e hair care anche, tra l'altro. C'erano alcuni, tanti prodotti, una buona parte di prodotti per i capelli. Quindi sicuramente vario, sicuramente ne vale forse il prezzo. E quindi chi è interessato a Sephora può andare sull'app o sul sito, troverà anche, se lo fa in questi giorni, il codice che vi dicevo prima per avere il regalo. Non ci arrivo. Ok, per avere il regalo, la box con queste altre ulteriori mini taglie, che tra l'altro non sono così mini, per cui sono comunque dei prodotti in più, tra l'altro, quindi come se fossero altre 10 caselline, devo dire. E quindi non lo voglio aggiungere. Ok, cioè tutte le dita sporche. E quindi io lo provo e ve lo consiglio. E lo sapete che ci vedremo presto? Perché io devo aprire un altro calendario adesso. E quindi tornate sul mio canale. Ciao!